Benvenuti nel mondo dei podcast della Verità. Buon ascolto. Sono Sergio Giraldo, scrivo per La Verità e questo è Mai Dire Blackout, il podcast della Verità che fa il punto su quanto è accaduto durante la settimana nel mondo dell'energia, della cosiddetta transizione ecologica e delle commodity, dando uno sguardo alla stampa internazionale. Il più ricco 1% del paese possiede metà della ricchezza del paese, 5 trilioni di dollari. Un terzo di questi viene dal duro lavoro, due terzi vengono dai beni ereditati, interessi sugli interessi accumulati da vedove e figli idioti. E dal mio lavoro, la speculazione immobiliare. È una stronzata. C'è il 90% degli americani là fuori che sono nullatenenti, o quasi. Io non creo niente. Io possecco. E noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato. E tu ne fai parte. La lezione di Gordon Gekko al giovane Bud Fox nel film Wall Street di Oliver Stone. Le notizie, le guerre, le carestie, il prezzo di uno spillo. È il libero mercato e tu ne fai parte. Bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Mai Dire Blackout. Iniziamo questa puntata parlando delle notizie clamorose che arrivano dalla Germania, dove questa settimana sono accaduti almeno due fatti molto importanti. Ne abbiamo parlato abbondantemente sul quotidiano, ma ripetita Juvent, anche perché questo ci dà modo di allargare un po' il discorso. Allora, cosa è successo? È successo che il capo della Volkswagen, la popolare casa automobilistica tedesca, ha dichiarato che l'azienda deve tagliare altri 5 miliardi di euro di costi e per farlo è pronta a chiudere uno o più impianti in Germania. Una novità assoluta negli 87 anni di storia del marchio tedesco. La notizia ha provocato una sorta di shock in Germania. Si sa da tempo che l'azienda ha qualche difficoltà sui margini di alcuni segmenti di mercato, ma mai sinora si era parlato di chiudere impianti in patria. Psicodramma sui giornali, sindacati, politici, tutti al capezzale di Volkswagen. Nella pratica, cosa è successo? Lunedì di questa settimana, l'amministratore delegato di Volkswagen ha dato questo annuncio e mercoledì, durante un incontro con i dipendenti presso la sede centrale dell'azienda a Wolfsburg, Arno Antlitz, che è il responsabile finanziario del gruppo, ha affermato che le misure drastiche, tra cui i tagli ai posti di lavoro, annunciate questa settimana, sono necessarie perché l'azienda si aspetta che la domanda di automobili non torni più ai livelli pre-Covid in Europa. La Volkswagen ha un anno, forse due, per ridimensionarsi e adattarsi al calo delle vendite nella sua regione d'origine, ha avvertito appunto il direttore finanziario del gruppo, poiché il piano di chiudere le fabbriche in Germania sta incontrando ovviamente forte resistenze da parte sia dei sindacati che di alcuni politici, in particolare locali. Abbiamo ancora un anno, forse due, per cambiare le cose, ma dobbiamo sfruttare questo tempo, ha detto il direttore finanziario di Volkswagen. La casa tedesca prevede di vendere circa 500.000 auto in meno in Europa ogni anno rispetto ai livelli del 2019 e quindi questo è l'equivalente della produzione di circa due stabilimenti di produzione di automobili in Europa. La casa automobilistica, insieme alle altre marche tedesche, sta affrontando la transizione verso l'era dei veicoli elettrici. Come sappiamo, la domanda di veicoli elettrici è inferiore alle aspettative in Europa e ovviamente sta colpendo duramente le case automobilistiche della regione, mentre molte altre, tra cui Volkswagen, stanno anche lottando con una quota di mercato in calo in Cina, che è il suo mercato più grande. Il futuro delle case automobilistiche tedesche è diventato preoccupazione crescente per il governo di Berlino e il cancelliere Olaf Scholz ha parlato
questa settimana con la dirigenza e anche con il consiglio di fabbrica della Volkswagen Berlino, che ha interrotto bruscamente il sussidio per i veicoli elettrici alla fine dell'anno scorso, sta anche discutendo di nuovi incentivi fiscali. Pare vi saranno degli sgravi per le aziende che compreranno auto elettriche. Nei suoi 87 anni di storia la Volkswagen non ha mai chiuso uno stabilimento in Germania, e questo annuncio arriva dopo che un programma di risparmio sui costi lanciato l'anno scorso ha portato a risultati molto inferiori rispetto al preventivato. La rappresentante dei lavoratori, che si chiama Daniela Cavallo, ha accusato il management della Volkswagen di non avere affrontato la burocrazia interna del gruppo, che secondo lei è uno dei maggiori impedimenti per lo sviluppo di prodotti e di tecnologia adatti per competere sui mercati internazionali. Il vice cancelliere Robert Habeck, che è il ministro dell'economia e esponente di punta del Partito dei Verdi, ha avvertito la Volkswagen di avere una grande responsabilità nei confronti dei suoi 300.000 lavoratori negli impianti in Germania. L'industria automobilistica è una pietra angolare della Germania come centro industriale e dovrebbe rimanere tale, ha affermato il ministro. Il tema è molto caldo e ovviamente lo seguiremo, ma casualmente tre giorni dopo l'annuncio di Volkswagen arriva una notizia che ha del clamoroso, e cioè che i deputati del Partito Liberale Tedesco FDP, che fa parte della maggioranza che sostiene il governo Scholz, ha chiesto che il governo tedesco si faccia sentire con la Commissione Europea per revocare il divieto sostanziale dei motori benzina e diesel al 2035. Ne ha parlato soltanto il quotidiano Handelsblatt questa settimana. Il gruppo parlamentare FDP invita la coalizione del semaforo ad adottare ulteriori misure per alleviare il peso sui cittadini e sulle imprese. Il documento programmatico che i deputati intendono approvare nella riunione che si svolgerà ad Amburgo a porte chiuse prevede l'abrogazione del divieto sui motori a combustione. Il gruppo parlamentare chiede che l'Unione Europea revochi la decisione di porre fine alla vendita di automobili con motore a combustione interna. Si legge nel documento che l'industria automobilistica tedesca, unica nel suo genere, ha bisogno di apertura alle tecnologie invece che di controllo tecnocratico. Dunque, conclude il documento, Ursula von der Leyen deve ritirare il divieto sui motori a combustione immediatamente, senza aspettare la revisione prevista nel 2026. Recentemente sono pervenute richieste analoghe anche da parte di membri dell'Unione Europea, ma secondo la legge attuale dal 2035 potranno essere immatricolate nell'Unione Europea solo auto nuove che non emettono CO2 allo scarico. E nelle sue linee guida politiche per il suo secondo mandato, von der Leyen ha annunciato che per raggiungere l'obiettivo delle emissioni è necessario un approccio aperto alla tecnologia, in cui anche i carburanti elettronici cosiddetti svolgeranno un ruolo. Questi carburanti elettronici o sintetici, che dir si voglia, possono essere prodotti utilizzando energia rinnovabile e possono essere utilizzati nei motori a combustione interna. Ma i deputati liberali si oppongono ora anche a, testuale, dispositivi affinché i futuri motori a combustione possano funzionare con carburanti elettronici. Questo non è necessario perché, dicono i liberali, lo scambio di emissioni garantisce automaticamente che diesel e benzina abbiano un prezzo adeguato e che i loro effetti dannosi per il clima siano presi in considerazione dai conducenti. Quindi questo è l'altro punto clamoroso della richiesta dei liberali tedeschi. Il ministro federale dei trasporti, che si chiama Fissing e che è proprio liberale, aveva già ottenuto un'esenzione per i carburanti cosiddetti elettronici o sintetici da parte della Commissione Europea rispetto al bando del 2035, ma questa eccezione è stata introdotta nella legge solo come nota marginale, quindi non è ancora giuridicamente valida. Di questo sulla Verità abbiamo parlato moltissimo a suo tempo, chi c'era se lo ricorda sicuramente. Questa è la stessa finestra di opportunità che potrebbero sfruttare anche i biocombustibili, settore in cui l'Italia è forte. La definizione di combustibile a zero emissioni
era stata appunto infatti rimandata ad un atto successivo che non è ancora stato adottato. La commissione competente della commissione su questo aspetto non è ancora riuscita a mettersi d'accordo su come debba essere definita la categoria carburanti sintetici e neppure se anche i biocarburanti rientrino o meno in questa categoria. Sarà un caso, insomma, ma questo avviene in Germania dopo due fatti importanti, cioè prima le elezioni in Sassonia e in Turingia che hanno visto trionfare l'estrema destra di Alternative für Deutschland e in cui i liberali sono praticamente scomparsi, con percentuali di voto a livello di prefisso telefonico, e poi in secondo luogo l'annuncio delle difficoltà di Volkswagen. Sarà un caso, ma come sapete noi da queste parti non crediamo alle coincidenze. E dopo questa scorpacciata di Germania torniamo ora a parlare di petrolio, perché i paesi membri dell'OPEC Plus hanno concordato di rinviare di almeno due mesi gli aumenti programmati della produzione di petrolio. È una notizia uscita giovedì di questa settimana. Otto membri del gruppo di produttori, tra cui Arabia Saudita, Russia, Emirati Arabi Uniti, avrebbero dovuto iniziare ad allentare i tagli volontari alla produzione. Avrebbero dovuto farlo dall'inizio di ottobre, ma le restrizioni rimarranno invece in vigore fino al 1° dicembre, così hanno affermato i paesi produttori in una dichiarazione congiunta dopo che si sono riuniti in una riunione online giovedì di questa settimana. Gli aumenti pianificati di produzione avrebbero dovuto far crescere fino a 180.000 barili al giorno in più in ottobre e 540.000 barili in più al giorno entro la fine dell'anno come parte dei piani per la graduale riduzione dei tagli volontari introdotti ormai quasi due anni fa. In effetti l'OPEC Plus è sempre stata molto flessibile rispetto a questo piano, ha sempre dichiarato che avrebbe adattato la propria politica di tagli e di produzione in base alle condizioni di mercato, e questo è esattamente ciò che ha fatto. Negli ultimi anni il gruppo, che è guidato dall'Arabia Saudita e dalla Russia, che sono i maggiori produttori all'interno di questo cartello, ha ripetutamente ridotto la produzione del petrolio nel tentativo di sostenere i prezzi. Però in questo caso alla notizia il prezzo del petrolio Brent non ha reagito in maniera particolare e le quotazioni si mantengono attorno ai $72 al barile, che è il prezzo più basso dallo scorso febbraio. Nella dichiarazione finale, che è un comunicato stampa, l'OPEC Plus afferma di aver mantenuto comunque la flessibilità di sospendere o invertire gli aumenti di produzione se necessario. Il prossimo incontro in persona del gruppo è previsto per il 1° dicembre a Vienna, ma vedremo se prima di allora potranno esserci novità. Ci occupiamo adesso di metalli, che sono una delle nostre passioni, perché la grande banca d'affari americana Goldman Sachs ha tagliato di un terzo le sue previsioni per il 2025 sul prezzo del rame, perché il calo della domanda cinese del metallo rosso offusca le prospettive di profitto delle principali società minerarie mondiali, ne riferisce il Wall Street Journal questa settimana. La banca statunitense avvisa gli investitori che la prevista ripresa del mercato del rame non si sarebbe concretizzata in quanto la crisi immobiliare cinese sta riducendo la domanda di materie prime. Le nuove previsioni sono per un prezzo medio di $10.000 a tonnellata nel 2025, nettamente al di sotto della previsione di 4 mesi fa, secondo cui avrebbe raggiunto il massimo storico di $15.000 a tonnellata. Ora questo fa capire anche quale valore possano avere queste previsioni, visto che la nuova stima è del 35% inferiore alla precedente in soli 4 mesi. Ma comunque, quando parla Goldman Sachs tutti la ascoltano, e così sapete qual è la visione del cosiddetto consensus, che di solito rappresenta il parere medio di un gruppo di esperti, ma in questo caso Goldman Sachs fa consensus da sola. Il rally del rame è in ritardo, hanno scritto gli analisti di Goldman in questa nota, citando un calo del consumo di metalli cinesi che si è accentuato negli ultimi mesi. Questo è interessante, svela un po' come ragionano questi grandi soggetti che muovono miliardi di dollari in giro per il mondo.
La crisi immobiliare cinese, colpita da una bolla dei prezzi senza precedenti, sta avendo riflessi su molte materie prime, ad esempio l'acciaio, e sulla finanza, con molte aziende, edili e immobiliari che in Cina sono fallite. Il calo del prezzo del rame si aggiunge al peso sulla redditività delle più grandi società minerarie del mondo, come BHP e Rio Tinto, che sono alle prese con il calo dei prezzi anche del minerale di ferro, che è la loro principale fonte di profitto. Da maggio il metallo è sceso di quasi il 20%, attestandosi a circa $9,000 a tonnellate, scatenando un'ondata di pessimismo tra i maggiori finanziatori sulle prospettive a medio termine di un metallo utilizzato in ogni ambito, dalle energie rinnovabili alle reti elettriche. Le scorte globali di rame hanno raggiunto il livello più alto in 4 anni, poiché la debole domanda ha portato a un eccesso di metallo nei magazzini. In Cina le scorte sono aumentate a giugno al livello più alto degli ultimi 4 anni. Infine parliamo di nuovo di campagna elettorale negli Stati Uniti, perché il Wall Street Journal ha fatto un'analisi sulle promesse di Trump di ridurre i costi energetici degli americani del 50% o anche di più, una prospettiva ovviamente assai gradita agli elettori stanchi del rincaro dei prezzi della benzina. È più facile però a dirsi che a farsi, questa è la conclusione del Wall Street Journal. Vediamo cosa dice il giornale americano. Il candidato repubblicano alla presidenza afferma che si affiderà a uno slogan della campagna preferito per raggiungere l'impresa. E questo slogan, ne abbiamo già parlato, è Trivella, tesoro, trivella, drill baby, drill. Trump afferma che permessi più rapidi, normative ambientali indebolite e altre misure scateneranno una maggiore produzione di petrolio e di gas naturale e faranno scendere i prezzi alla pompa e anche i prezzi delle bollette dell'elettricità. Ma molti operatori non condividono questo entusiasmo di Trump per maggior numero di trivellazioni, maggiore produzione. Perché? Perché essi sono più concentrati sulla restituzione di denaro agli azionisti che sull'espansione della produzione, quindi più profitto e meno produzione. Nel frattempo i prezzi dell'energia sono in effetti condizionati da complessi mercati globali e non rispondono rapidamente agli ordini esecutivi. I costi dell'elettricità poi nel sistema elettrico americano possono oscillare in base a eventi come modelli meteorologici vicini che guidano la domanda e guerre lontane che limitano le scorte. Per molti dei più grandi trivellatori con il sistema dello scisto, drill baby drill è un po' anacronistico. Non c'è nulla che tu possa fare con la tua bacchetta magica da una prospettiva politica e ottenere quel tipo di aumento della produzione, affermano alcuni analisti. In effetti la produzione di petrolio americano è già a livelli record e ha raggiunto il picco sotto l'amministrazione democratica di Joe Biden, superando i 13 milioni di barili al giorno quest'anno. I livelli di produzione però stanno aumentando a un ritmo più lento e la maggior parte dei dirigenti del settore petrolifero afferma che la rapida crescita è ormai finita. Ma parlando sempre di Stati Uniti, poi giovedì la segretaria al tesoro statunitense, che si chiama Janet Yellen, ha avvertito che qualsiasi tentativo di revocare i crediti d'imposta per l'energia pulita introdotti dall'amministrazione Biden aumenterebbe i costi per le famiglie e metterebbe a repentaglio i nuovi investimenti nel settore manifatturiero statunitense, che stanno creando posti di lavoro. Janet Yellen ha dichiarato che le famiglie di tutto il paese hanno richiesto circa 8,4 miliardi di dollari in crediti di imposta sull'energia, che le aiuteranno a ridurre le loro bollette energetiche a lungo termine, così dice Yellen. Il candidato repubblicano alla presidenza, Donald Trump, si è impegnato a revocare molte delle norme sull'energia pulita del presidente Biden e Trump ha anche affermato che avrebbe posto fine a centinaia di miliardi di dollari in sussidi fiscali emanati nell'Inflation Reduction Act del 2022, affermando che avrebbe fermato la nuova truffa verde e reindirizzato i fondi verso la costruzione di strade, ponti e infrastrutture. Senza menzionare Trump, la Yellen ha affermato che eliminare i crediti di imposta per l'energia pulita dell'IRA, cioè dell'Inflation Reduction Act, sarebbe un errore storico.
potrebbe mettere a repentaglio gli ingenti investimenti nel settore manifatturiero a cui stiamo assistendo qui e in tutto il paese, ha concluso la Yellen. Vedremo chi sarà eletto a novembre e vedremo se poi, una volta eletto, farà quello che ha promesso. Bene, è tutto per oggi, grazie per l'ascolto e ci risentiamo la settimana prossima con Mai Dire Blackout. Se questo podcast ti è piaciuto, puoi seguire la serie sul sito della Verità all'indirizzo www.laverita.info/podcast.